Le università hanno un ruolo cruciale ai fini dell'implementazione delle politiche di sostenibilità a livello aziendale per due ragioni. La prima è una ragione di carattere scientifico. È fondamentale allo stato attuale ancora produrre dati e produrre ricerca che ci consenta di comprendere fino in fondo i temi della sostenibilità ambientale, sociale e legata alla governance, le famose ESG. E quindi le università fanno questo di mestiere e sono ovviamente con la ricerca di base in grado di produrre conoscenza significativa. In secondo luogo, le università ovviamente formano quelli che sono potenzialmente i talenti che vanno all'interno delle aziende a poi popolare le varie funzioni e divisioni, e chiaramente il tema della sostenibilità è un tema nuovo e quindi c'è bisogno di un ricambio anche generazionale, quindi le università sono in grado sicuramente in questi anni, se ripeto fanno una buona ricerca, anche di insegnare quelli che sono i dogmi della sostenibilità. La sostenibilità è da sempre al centro del progetto didattico dell'Executive Master in Finance di SDA Bocconi. Ritroviamo nella missione l'obiettivo di trasformare executive di corporate financial institution in leader della finanza in grado di governare imprese, investimenti e progetti tramite l'utilizzo consapevole della finanza strategica a servizio della sostenibilità economica, ambientale e sociale. La valutazione degli investimenti sostenibili e la misurazione del relativo impatto tramite i criteri ESG sono parte integrante del percorso formativo nell'ambito dei track di specializzazione Asset Dual Management, Banking Transformation, Corporate Finance Control e Real Estate e sono anche oggetto di dibattito dell'MF C-Suite Forum 2021. L'MF C-Suite Forum è la fine di un lungo processo che inizia nei corsi di organizzazione personale e Strategic Finance Lab nell'ambito dell'Executive Master in Finance. I partecipanti dell'MF vengono divisi in gruppi che interagiscono con le aziende che decidono di aprirsi dal punto di vista delle tematiche organizzative e degli investimenti sostenibili per poter meglio mettere in atto tutte le politiche di sostenibilità. I partecipanti adottano e scrivono dei project work che rappresentano la traccia che viene poi utilizzata nell'ambito appunto del momento finale del progetto, l'MF C-Suite Forum vero e proprio, che comprende un momento interattivo tra i chief e tra i partecipanti e tra i docenti della SDA Bocconi che hanno seguito il progetto, in modo da riflettere ulteriormente sulle tematiche di ESG investing e sostenibilità. L'MF C-Suite Forum 2021 si articola in tre fasi: una lecture iniziale che ha l'obiettivo di capire come l'innovazione sia fattore abilitante per il perseguimento della sostenibilità, l'MF C-Suite Forum anteprima, ove la classe MF 2021 presenta i propri project work dei corsi dello Strategic Finance Lab e di organizzazione personale, e l'MF C-Suite Forum vero e proprio, ove vediamo i protagonisti, sono i chief delle aziende che sono state oggetto di analisi nei lavori preparatori, che dibattono sull'importante tematica Sustainable Investing e ESG criteria, declinate in cinque topic: Asset Wealth Management, Private and Corporate Banking, Real Estate, Corporate Finance e Corporate Transformation. MF C-Suite Forum 2021, dedicato a ESG e Sustainable Investing, mostra quanto sia forte ormai la pressione su tutti noi, ma anche sulle aziende, sulle istituzioni finanziarie, per cercare di cambiare le modalità di organizzazione e produzione dei beni e servizi. I driver sono legati innanzitutto ai clienti finali, ma anche la tecnologia e i regolatori mettono continue pressioni, che sono però anche da interpretarsi come opportunità, e quindi sia per le corporate sia per le financial institution è veramente importante riflettere su queste tematiche e approfittare delle tante possibilità che possono davvero aiutare a salvare il mondo. Abbiamo imparato dall'esperienza di C-Suite Forum che sicuramente la collaborazione tra finanza e nuovi ruoli che stanno nascendo in ambiti ESG è fondamentale. Infatti la congiunzione e l'obiettivo futuro sarà quella di creare dei report, dei dati e delle informazioni che la finanza dovrà dare a supporto dei mercati e degli investitori con l'obiettivo di poter creare degli investimenti sostenibili.
MF C-Suite Forum ha permesso di poter approfondire nel dettaglio i principi ESG. È stata un'occasione per poter approfondire e acquisire competenze tecniche, ma anche competenze manageriali per poter calare i temi della sostenibilità all'interno delle banche, un tema molto concreto e importante per poter affrontare la sfida della trasformazione sostenibile. Da questa esperienza ho imparato che con la giusta organizzazione e una squadra coesa di persone, le sfide possono rappresentare delle grandi opportunità. Dall'esperienza di MF e C-Suite Forum ho imparato che è necessario raggiungere un equilibrio tra varie competenze e capacità, e in particolare capacità tecniche, capacità di lavorare in gruppo e capacità di comunicazione. Se volessi sintetizzare con tre parole la mia esperienza alle MF C-Suite Forum, definirei concretezza, intensità, collaborazione, trasparenza e innovazione, sostenibilità, sfida e collaborazione. E soprattutto tanta fiducia nel futuro.